Siamo qui in questa intervista con il Rock Politic, con il consigliere all'opposizione Fabrizio Bertotto. Ecco, Fabrizio, cosa ne pensi della situazione che si è creata durante questa emergenza a Rivarolo, delle misure prese dall'amministrazione, dalla maggioranza, dal sindaco Alberto Rostagna? Come pensi che si sia evoluta questa situazione durante l'emergenza Covid? No, innanzitutto possiamo toglierla perché, pur non essendo congiunti, voglio dire, siamo nel rispetto della distanza e peraltro nei deore ammesso. No, ma penso non ci sia nulla da dire, cioè, nel senso che l'amministrazione comunale di Rivarolo non ha fatto nulla, cioè, si è limitata a fare quello che il governo nazionale gli ha detto di fare, cioè distribuire i buoni pasto che il governo nazionale gli ha mandato. Adesso impegneranno qualche migliaio di euro per sistemare il palazzo comunale, disinfettarlo, cioè sanificarlo e quant'altro e basta. Ha distribuito le mascherine che gli sono state mandate dalla regione, ha fatto il passacarte, non ha inciso nella sua specificità sul territorio di Rivarolo con nulla. Adesso arriveranno i provvedimenti della regione, quali ad esempio quello della possibilità di allargare i deori dei bar senza pagare costi, l'abbattimento degli oneri di urbanizzazione, ma sono provenienti della regione che il comune di Rivarolo ex legge trasferisce sul territorio comunale. Iniziative comunali zero. A livello nazionale abbiamo visto, diciamo, una mancanza di dialogo tra maggioranza e opposizione. A livello comunale a Rivarolo questo dialogo è stato cercato oppure? Sì, ma ripeto, su casi specifici non nego che se ho qualcosa da segnalare o il numero di Rostagno lo chiamo e lui, devo dire, risponde anche, però voglio dire, Rivarolo in questo momento ha bisogno di altro, ha bisogno di una visione, ha bisogno di progettualità. Ho manifestato più volte anche alcune opinioni, tipo ad esempio il fatto che il mercato di Rivarolo potrebbe essere meglio utilizzato come risorsa per attrarre e creare quella sinergia tra il commercio fisso e il commercio ambulante. Dopo che gliel'ho detto, il risultato è che il mercato è stato messo in Corso Rocco Meaglia, dove non c'è manco un negozio. E quindi meglio che non insisto con questo argomento, se no ce lo ritroviamo al polo di protezione civile. È un'amministrazione, devo dire, che punta nel tutelare se stessa da ogni responsabilità e da ogni scelta, perché sì, è più comodo blindare tutto, chiudere tutto, piuttosto che assumersi la responsabilità di gestire i flussi e far rispettare le regole. Io parto dal presupposto invece che il compito della politica è quello di prendersi delle responsabilità e gestire la ripresa, gestire la rinascita, gestire il risvegliarsi di una città al meglio, anzi sotto certi aspetti di stimolarla nel rispetto delle regole. Però bisogna comunque riprendere atto che Rivarolo era il salotto del Canavese, è la Rivarolo da bere, se vogliamo dirlo in chiave provinciale, e dobbiamo ritornare ad avere quel ruolo. Chiudere tutto, blindare tutto, preoccuparsi del centimetro piuttosto che altro non è la soluzione giusta. Dobbiamo trovare il modo invece di far rispettare le regole, ma essere magari coloro che abbattono le paure delle persone. Perché io mi preoccupo del fatto che nei negozi di Rivarolo non ci vada abbastanza gente. Poi se vedo che ne sta arrivando, magari c'è qualche situazione, interrompo i flussi e controllo, ma voglio avere il problema prima di volerlo risolverlo a danno magari degli operatori cittadini. E Fabrizio, adesso hai citato la categoria dei commercianti, che molto probabilmente, anzi sicuramente, è la categoria più colpita da questa emergenza. Ecco, come pensi che abbia agito l'amministrazione per tutelare questa categoria? Cosa avresti fatto tu per tutelarli maggiormente? No, allora, innanzitutto devo dire, non è l'unica categoria colpita. Se pensiamo ad esempio che siamo nella provincia di Torino, pensiamo al settore dell'automotive, dove tutte le aziende coinvolte, la zona che sono ricorse alla cassa integrazione, per carità, però il problema, se pensiamo che abbiamo un governo nazionale che ha messo più per i monopattini che per il settore dell'automobile, è evidente che sarei anche preoccupato per altro piuttosto che per il commercio. Su Rivarolo ho già avuto modo di dire ad esempio che l'estensione del mercato
in quella che è non solo via Ivrea, visto che dobbiamo aumentare il distanziamento tra i banchi, si potrebbe utilizzare questa situazione per eventualmente fare il mercato dalla stazione fino all'Urban Center, andare a occupare quello spiazzo vuoto, non so come lo chiamano, comunque al posto delle scuole elementari. Dico, già che hai spianato tutto, metti anche lì qualche banco, cioè creiamo sinergia con queste cose, permettiamo ai commercianti di mettere subito la loro merce fuori esposta per creare magari situazioni un pochettino più accattivante, promuoviamo iniziative quali ad esempio quella di esporre davanti ai negozi o nelle vie pedonali. Magari io ricordo quando abbiamo fatto la prima notte bianca 15 anni fa, l'abbiamo fatta per primi nella provincia di Torino, era già la settimana in cui veniva presentata la nuova 500, ho chiamato tutti i concessionari della zona e ho detto portatemi tutte le 500 che avete, ecco, ma perché? Chiamo tutti i concessionari e dico guardate il sabato pomeriggio dove ci sono le condizioni mettete le vostre vetture nuove in esposizione davanti agli esercizi commerciali, le motociclette, le auto d'epoca, le associazioni che magari strimpellano, suonano qualcosa, cioè sono cose che voglio dire possono costituire elemento di richiamo. Iniziamo a lanciare una campagna sui menù di Rivarolo, sull'aperitivo di Rivarolo, cioè, dobbiamo ricostruire un attimino quella voglia di vivere la città che Rivarolo, i suoi cittadini, anche i cittadini da fuori potrebbero aver perso. Sì, anche perché Rivarolo comunque è una città di servizi, quindi molto importante propendere a movimentare la città. Ecco, abbiamo sentito parlare in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi, di questo benedetto consiglio comunale, che tu hai citato nella tua pagina di Parolium. Ecco, le tue impressioni su questo consiglio, quali sono state? Poi entreremo più nel dettaglio parlando del piano regolatore della mozione. Beh, era il consiglio del piano regolatore, quindi sicuramente non dimentichiamo che il piano regolatore, io ad esempio sono stato sindaco per 9 anni, ho fatto delle varianti al piano regolatore, ma non sono stato il sindaco che ha promosso un nuovo piano regolatore, o meglio, ho appena dato l'incarico, poi è finita la mia esperienza amministrativa. Quindi fare un piano regolatore significa disegnare la mappa di come si vorrebbe impostare la città dei prossimi 20 anni, e quindi è un consiglio comunale importante. Questa amministrazione ha la responsabilità di aver tenuto tutto nel cassetto per 6 anni, che è un tempo che ha bloccato di fatto l'attività edilizia, perché poi di fronte all'incertezza, l'incertezza non soltanto di vedersi minati qualche diritto, ma anche l'incertezza di non vedere realizzate alcune possibilità, l'edilizia si ferma. Infatti hanno costruito nei comuni attorno e non hanno costruito a Rivarolo. Adesso che hanno smesso di litigare, abbiamo finalmente avuto la possibilità di votare questo piano regolatore. Ho criticato diversi punti, perché è un piano che non ha una visione, è un piano che prende atto della situazione ma non proietta Rivarolo in una dimensione degna di quella che dovrebbe essere la città di Rivarolo, e ha al suo interno delle incongruenze che io ho rilevato, alle quali mi è stata data una risposta molto formale, ma ripeto, sarà magari compito di una prossima amministrazione quello di attivare delle varianti di piano per correggere degli errori che io ritengo macroscopici, e un paio di questi li considero anche insanabili. Ecco, il piano regolatore si porta dietro anche dei conflitti di interesse, diciamo, che sono emersi in questo ultimo consiglio comunale. Cosa ne pensi su questo? No, allora, il piano regolatore è chiaramente, quando si parla di piano regolatore, quindi di distribuzione di capacità edificatoria sul territorio, è chiaro che ci sono gli interessi, c'è l'interesse del cittadino che vuole costruire, vuole ampliare la casa, vuole alzare il soffitto, il tetto per recuperarlo e magari fare un piano in più, c'è l'interesse magari di chi invece deve fare delle operazioni importanti, c'è l'interesse, ed è quello primario, dell'amministrazione comunale che vede crescere la città e grazie a ciò che viene costruito realizza le strade, le infrastrutture alle quali. E devo dire che è chiaro che è tutto un interesse, ma io la parola interesse per me è una parola positiva, cioè è interesse dell'amministratore, è interesse dei privati cittadini, è interesse dell'impresa, è interesse dei professionisti, quindi non ci vedo male, è la somma di questi interessi fa crescere la città. Ho soltanto rilevato, ma questa era una cosa che non c'entra con l'interesse, il fatto che da qualche anno, diversi anni, vige una legge che vieta di svolgere attività professionale
a coloro che occupano cariche politiche coinvolte e che sono coinvolti nello sviluppo dei piani regolatori, ma non è una norma fatta perché uno dice io sono architetto e potrei sviluppare qualcosa nell'interesse di qualche mio cliente, non è fatto per quello, perché obiettivamente non c'è bisogno di essere l'assessore, basterebbe essere in amministrazione. No, è una norma che è fatta per tutelare la correttezza professionale nell'ambito dell'esercizio della propria professionalità e per evitare che magari un professionista, poiché è anche colui che amministra il piano regolatore o i lavori pubblici del comune, possa avere una maggiore facilità nel trovare clienti rispetto a uno che non lo è. È un problema di concorrenza professionale, non è un problema di interesse, perché se io avessi sospetto, e questo vale per chiunque, che chi amministra sta facendo gli interessi per conto di qualcuno, quello è un comportamento illecito e immorale che a prescindere sarebbe sanzionabile e condannabile. Ecco, tu come avresti reagito se un tuo assessore o comunque qualcuno della tua lista avesse comunque non rispettato diciamo, questa norma? Ma io devo dire, io ho fatto il sindaco e non avevo assegnato le deleghe ai miei assessori perché lavoravamo per progetti e quindi era un sistema matrice che avevo importato dalle mie esperienze aziendali e anche dei miei studi, per cui si lavorava per progetti senza delle deleghe specifiche, quindi nel caso della mia amministrazione il tema non si poneva e poi nel caso dell'urbanistica e del piano regolatore me ne occupavo io direttamente, che non sono un operatore del settore, quindi il problema non si pone. Io ho fatto questa riflessione dopo il consiglio comunale, che al di là del fatto che io avevo anche un rapporto molto amichevole con tutta l'amministrazione, eravamo persone che comunque, voglio dire, eravamo amici anche nella vita e ci si vedeva nella vita anche per il piacere di vedersi, non perché dovevamo pensare alle cose da amministrare. E devo dire che se qualcuno dei miei assessori si fosse comportato come forse può essersi comportato l'assessore Di Emerson, sicuramente l'avrei preso a calciare il sedere, non dico sinceramente. Però devo dire un'altra cosa, che quello su quale vorrei che si fosse sottolineato è che se io mi fossi comportato come si è comportato il sindaco, i miei assessori e i miei consiglieri mi avrebbero preso calci nel sedere loro e avrebbero anche ragione, perché io continuo a dire che il tema dell'eventuale incompatibilità dell'assessore e quindi del mancato rispetto della legalità, e dico questa parola non a caso, da parte di qualcuno dell'amministrazione è stato sollevato nella precedente amministrazione di Rostagno, e quindi io penso che il compito di un sindaco sia quello di controllare, chiedere, verificare e decidere. Il sindaco sostanzialmente mi ha detto io non c'ero, se c'ero dormivo, e se dormivo probabilmente sognava di non esserci. Quindi dal mio punto di vista quello che viene a mancare è il ruolo del sindaco, che deve smetterla in generale su tutte le questioni, dire questo non è di mia competenza, io non sono questo, io non sono quanto. Sei sindaco. E essere sindaco non significa essere colui che semplicemente guarda, osserva e non decide. No, decide. Allora, se nell'altro mandato qualche consigliere comunale ti ha fatto notare che poteva esserci questo problema, tu che gli hai rinnovato l'incarico, gli hai attribuito la carica di vice sindaco, gli hai dato anche in più l'incarico di gestire il bilancio, davo per scontato che lui dicesse assolutamente, ho verificato, ma invece praticamente abbiamo saputo dal sindaco in diretta che lui non parla con i suoi assessori, non parla con i cittadini di Rivarolo proprietari dei terreni, non parla con i professionisti e peggio ancora non parla nemmeno con gli uffici comunali per chiedere se per caso l'assessore può essere andato da loro a svolgere delle pratiche di interesse privato invece di occuparsi esclusivamente di quelle pubbliche. Ho preso atto che il sindaco queste cose non le fa. E tu denoti una mancanza di serietà da parte dell'amministrazione in questo... No, io denoto una mancanza di amministrazione. La serietà, sono tutte persone serie, il sindaco Rostagno è anche un ottimo medico, non entro nel merito della serietà della persona, io merito nell'ambito della presa di coscienza del proprio ruolo. Sei il sindaco. Il sindaco è colui che garantisce i cittadini rispetto alle scelte che fa. Se tu nomini un assessore e vieni in consiglio comunale e mi dici io mi fido dell'assessore, no, tu non ti fidi dell'assessore, tu hai controllato, hai visto e hai deciso che quella persona giustamente ha rispettato la legalità. Parliamo di legalità ogni quarto d'ora, mi immagino che la parola legalità da messo in poi debba sparire dal vocabolario dell'amministrazione Rostagno.
Adesso mi focalizzerei su un altro punto del consiglio, cioè la mozione di sfiducia, la mozione che tu hai proposto, cioè hai presentato al consiglio comunale. Ecco, molti rivarolesi non sono a conoscenza di questa mozione. Ecco, vuoi spiegarla un secondo, sì, in breve? No, molto, molto semplicemente, non era assolutamente una mozione di sfiducia. Sì, sì, no, scusa. Purtroppo parliamo di una cosa triste. Si parla del fatto che, come avete riportato come organi di stampa, è stata chiusa un'inchiesta penale in merito alla tragedia del sottopassaggio di, verso Feletto sul territorio di Rivarolo. Nell'ambito di questa inchiesta ci sono 10 persone indagate, che qualcuna delle quali probabilmente addirittura potrebbe essere rinviata a giudizio. Quindi è presumibile supporre che ci sarà un processo penale, che può risolversi in qualunque modo, chiaramente, nei confronti di qualcuno che potrebbe dimostrare che quell'incidente si è verificato per colpa di qualcuno, perché le responsabilità sono personali. Ora, in tutte queste situazioni ho sempre visto che l'ente amministrativo o politico che vede coinvolte persone che sono riconducibili allo stesso ente si è sempre si è sempre tutelato nel costituirsi parte civile nel procedimento penale, che non significa, e su questo voglio essere chiaro, aggravare le condizioni di coloro che eventualmente vengono rinviati a giudizio, perché è una costituzione civile, e semplicemente dire: mi auguro che nessuno sia colpevole e che sia stato veramente un incidente dove peraltro ha perso la vita un mio coscritto, perché era un ragazzo che vale la mia età. Quindi mi auguro che nessuno abbia colpe, che sia veramente un incidente, ma se per caso qualcuno ha colpe, perché qualcuno non ha controllato, perché qualcuno ha progettato male, perché qualcuno fa qualche atto che non doveva, devo prendere atto che come amministrazione è stata danneggiata la mia immagine. È stato, ma è normale, io ho visto la regione Piemonte, un assessore è stato arrestato a seguito, avrà un processo penale, la regione ha detto: io mi costituisco parte civile, gli auguro di essere assolto, ma nell'ipotesi che non lo sia, valuti il giudice se io ne ho avuto un danno. Il tuo è un approccio molto garantista, diciamo. Ma assolutamente, voglio dire, siamo tutti innocenti fino a che non patteggiamo o fino a che non veniamo condannati. Allora, da questo punto di vista, io ho detto al comune: ma il comune di Castellamonte, a guida PD, si è costituito parte civile nei confronti dell'amministrazione precedente, in quel caso erano anche definiti chi erano coloro che sono stati rinviati a giudizio. Adesso siamo in un momento in cui è vero, c'è il sindaco coinvolto, ci sono 2 assessori coinvolti, ma ci sono anche altre persone. Non sappiamo quanti saranno effettivamente rinviati a giudizio, non sappiamo se qualcuno verrà alla fine condannato. Ma io parto dal presupposto che è dovere dell'amministrazione costituirsi parte civile, dopodiché deciderà il giudice se il comune di Rivarolo ne ha avuto un danno o meno. Faccio notare, ad esempio, che nel caso dell'assessore della regione Piemonte, il Partito Democratico a cui fa riferimento questa amministrazione, peraltro sulla proposta di Fratelli d'Italia, che notoriamente anche il mio partito, su proposta di Fratelli d'Italia ha aderito alla richiesta di costituzione di parte civile. Il comune di Castellamonte, a guida di un sindaco del Partito Democratico, vicino al Partito Democratico, si è costituito parte civile, ma lo fanno tutti, è una prassi. Io l'ho veramente posta in termini non garantisti, in termini civili. Ho semplicemente detto: se il giudice decide che il comune ha avuto dei danni, è giusto che il comune partecipi a quella tornata processuale, augurandomi che quella tornata processuale addirittura non ci sia e che qualora ci fosse nessuno venga condannata, aggiungendo però l'estrema veramente tristezza e cordoglio nei confronti di una famiglia che si è vista perdere un figlio. In caso di condanna, ti chiederei le dimissioni dell'amministrazione? Io non voglio nemmeno pormelo il tema della condanna, assolutamente, loro rispondono della loro coscienza, penso che saranno loro stessi a farlo, condanna, patteggiamento, cioè là dove c'è una colpa conclamata, ma ripeto, non, quella è una vicenda giudiziaria, io faccio un ragionamento politico e quel territorio, quella parte di territorio è sotto la amministrazione del comune di Rivarolo, quindi c'è una responsabilità politica a prescindere. Il comune di Rivarolo, il comune
ha già pagato i danni alla famiglia senza che venisse accertata una colpa, è già solo per responsabilità politica, perché è avvenuto su una viabilità pubblica, sicuramente non per colpa di quel poveraccio che guidava quella macchina quella notte sfortunata, ma se c'è la colpa di qualcuno le cose obiettivamente prendono una piega diversa. Dal concetto di incidente passiamo al concetto di colpa, e il reato del quale qualcuno potrebbe essere inviato a giudizio non è inadempienze, omissione e quant'altro, è omicidio colposo. Quindi è chiaro che, voglio dire, ma penso sia una questione di coscienza, un omicida con colpa sicuramente penso che possa essere poco adatto ad occupare ruoli pubblici in futuro, ma questo, voglio dire, non è una scelta di tipo personale. Abbiamo sentito parlare anche in questi mesi di questo benedetto bilancio bloccato, penso che Rivarolo non poteva spendere a nessun soldo perché c'era sto bilancio bloccato. Ecco, vogliamo spiegare ai cittadini cosa è successo, e abbiamo visto anche che ci sono state delle modifiche al bilancio. Ecco, come pensi che siano stati spesi questi soldi a livello comunale? No, allora, il comune di Rivarolo penso sia l'ultimo comune d'Italia ad approvare il bilancio, perché io soltanto ieri ho parlato con altri sindaci di città delle dimensioni paragonabili a quella di Rivarolo. Ho sentito l'altra settimana il sindaco di Carmagnola che aveva votato il bilancio già mesi fa, tutti i comuni hanno già votato il loro bilancio e Rivarolo no, ma questo non significa che il comune non possa operare, perché comunque in regime provvisorio, di esercizio provvisorio, possono comunque spendere per dodicesimi utilizzando non le disponibilità economiche, ma utilizzando quanto era stato stanziato nell'esercizio precedente applicato per dodicesimi. Quindi voglio dire, se l'anno scorso avevi stanziato, dico un esempio, 120.000 euro per le manutenzioni, siamo al mese di praticamente di giugno, quindi sono passati i primi 5 mesi dell'anno, tu se l'anno precedente avevi stanziato 1.200.000, tu fino adesso puoi averne spese già 500.000. Quindi voglio dire, non è, però il problema è che questa amministrazione, ripeto, sempre per litigi interni, non ha ancora approvato un bilancio che gli permetta magari di liberare le risorse per fare gli investimenti, per fare gli interventi, diciamo, quelli che cambiano il volto della città. Faccio notare che comunque le norme dei famosi DPCM del governo nazionale ha permesso che alcune elasticità di manovra, però voglio far notare, a proposito di quello che dicevamo prima, che del dialogo tra maggioranza e opposizione, io personalmente ho telefonato al sindaco quando è scattata l'emergenza, quindi parliamo di fine febbraio, e gli ho detto: se tu hai bisogno di approvare un qualunque bilancio perché intendi utilizzare maggiori risorse o dedicare delle risorse specifiche al tema in quel momento della tutela sanitaria, perché noi siamo passati, prima avevamo l'emergenza sanitaria, adesso abbiamo l'emergenza economica, se tu hai bisogno, ti garantisco che per quanto riguarda il nostro gruppo siamo disponibili a votartelo alla cieca, senza convocazioni, dimmi che cosa dobbiamo sottoscrivere, con l'impegno che chiaramente alla ripresa del lavoro avremo fatto la discussione sul bilancio. Preso atto di questa disponibilità, il problema è che con me le cose le ha aggiustate, evidentemente non le ha aggiustate con la sua maggioranza, e quindi noi siamo a giugno praticamente e non abbiamo ancora nemmeno visto il bilancio. Quindi vuol dire che come minimo il bilancio di Rivarolo verrà votato, immagino, nella seconda metà di giugno, l'ultimo comune d'Italia. Ecco, prima di chiudere, volevo parlare ancora di due temi che sono stati molto, diciamo, molto caldi in questo periodo. La questione asilo nido e la questione del bando delle scuole medie. Ecco, cosa è successo? Cosa ne pensi tu riguardo... Sull'asilo nido, non è l'asilo nido, l'asilo Maurizio Farina. L'asilo Maurizio Farina. Ah, l'asilo Maurizio Farina è un asilo che risponde al diritto privato, ma che gode di finanziamenti pubblici, cioè a differenza di qualunque scuola dell'infanzia privata, che può essere di un istituto religioso, di una cooperativa, di una società per azioni o di un privato cittadino, il Maurizio Farina è una scuola materna di un ente morale finanziato in gran parte
dall'amministrazione comunale e anche da risorse pubbliche. Giusto per dare un'idea, l'importo delle rette totali pagate dai cittadini che portano i figli lì all'incirca ammonta dai 90 ai 100 mila euro, il contributo del comune è di 70 mila, poi ci aggiungiamo un 20-25 mila euro di altri contributi pubblici che non arrivano dal comune, quindi già pareggiamo, in più utilizzano un immobile di proprietà comunale gratuitamente al quale vengono fatte anche le opere di manutenzione straordinaria da parte del comune, quindi diciamo che molto più del 50% del bilancio è finanziato dal pubblico. Quindi io ho fatto semplicemente questo ragionamento: se godi di finanziamenti pubblici e sei un ente morale, pretendo che tu ti comporti in maniera squisitamente morale. Ora, vedere che il presidente del consiglio d'amministrazione di questo ente, peraltro nominato dall'amministrazione comunale, perché l'amministrazione comunale, a fronte del fatto che ci mette dei soldi, ha diritto di nominare alcuni membri, quindi poi non elegge nello specifico il presidente che viene scelto nell'interno, però diciamo che tant'è vero che presiede quell'ente, guarda caso, il primo dei non eletti della lista Rostagno del precedente mandato, quindi voglio dire, se lo sono trovato in casa. Ma al di là di quello, io ho trovato scorretto che l'asilo, la scuola materna, inviasse una lettera già due volte ai cittadini chiedendo di pagare lo stesso la retta, perché avrebbero dovuto comunque pagare le spese degli insegnanti e quant'altro. Lo trovo corretto, primo perché farti pagare per un servizio che non hai erogato non lo trovo corretto per un ente che prende finanziamenti pubblici, posso capirlo in una sfera esclusivamente privata dove vige il diritto privato, si applicano i contratti in corsi, qui parliamo di un ente morale, finanziato dal pubblico, pretendo che ci sia un comportamento diverso e che quindi venga valutata un po' di più questa situazione, ma quello che trovo assolutamente immorale è il fatto che in realtà gli insegnanti non sono stati pagati, perché dal mese di marzo che gli insegnanti della scuola materna non hanno avuto lo stipendio dalla scuola, in quanto è stata fatta la richiesta di cassa integrazione e so che molti di loro hanno attivato le procedure per avere l'anticipo di cassa, ma so anche di per certo che non è mai stato nell'intenzione dell'amministrazione della scuola materna pagare lo stipendio, perché sarebbe stato in contraddizione con la richiesta di cassa integrazione straordinaria. Quindi io lo trovo grave, ma io ripeto, non trovo grave, trovo grave la cosa in sé. Beh, quello trovo grave, che è la risposta del sindaco all'esercizio generale: ah, ma la cosa non mi riguarda. Ma come mi riguarda? Ma se io ci metto soldi pubblici, ma chiamo quello e gli chiedo spiegazione di quello che è successo, e se le spiegazioni non mi convincono vale la regola del calcio nel sedere, voglio dire, ma non si può andare avanti a dire sempre questo non mi riguarda, questo è della regione, questo è colpa di Trump, basta. Cioè, sei sindaco, assumiti le responsabilità, investi delle risorse e fai bene, non dimentichiamo che parliamo del primo asilo a Portiano d'Italia, quindi è anche, vuol dire, un fiore all'occhiello della città di Rivarolo, quindi voglio dire, da questo punto di vista ne siamo tutti consci ed anche orgogliosi, ma pretendi almeno il rispetto di queste linee di moralità, a meno che tu non abbia delle linee morali diverse, non ritieni che sia giusto chiedere che venga pagato lo stesso, ancorché al 50%, il corrispettivo di un servizio che non viene erogato, e chiedergli in ragione del pagamento di alcune persone che poi alla fine non paghi. Se tu ritieni che questo sia morale, fa bene andare così, ma allora questo rientriamo nella sfera delle assunzioni politiche. Mi viene a dire, per me è giusto così, è morale giusto così. Io dico semplicemente che alla luce di quello che si è verificato, coerenza e legalità sono due parole che per quel che mi riguarda devono sparire dal vocabolario e dal dizionario di questa amministrazione. Invece riguardo al bando delle scuole medie, cosa è successo? Cioè, hanno fatto domanda, non hanno fatto domanda? No, molto semplicemente io so, perché l'ho preso dalle letture dei giornali, che il comune di Cornier, immagino in questi anni, ha lavorato e ha attivato tutte quelle procedure per avere un finanziamento per potersi costruire una scuola. Rivarolo? E Rivarolo no. Perché questo? Ma perché evidentemente nessuno ha detto al sindaco che quella era la sua competenza, perché lui pensa che quando
gli arrivano dei soldi e gli dicono usali per le medie, usali per le elementari, usali per la scuola materna, allora lui li deve spendere. Non è così, li devi andare a cercare, devi muoverti, devi alzare il tuo sedere da quella sedia, andare in regione, andare presso il governo nazionale, sei vicino al PD che governa, governo nazionale, voglio dire, non penso che tu abbia difficoltà a telefonare a qualche sottosegretario, ma porca miseria, io mi muovevo, cercavo soldi, ricordo addirittura la progettazione delle scuole elementari nuove, abbiamo avuto, ricordo allora, era stata completamente pagata dal governo nazionale, ricordo quando l'allora sottosegretario Ugo Martin mi ha telefonato, guarda, ho trovato 200.000 euro per il tuo comune, almeno ti paghi già la progettazione. Ma voglio dire, ragazzi, i soldi se non te li vai a cercare non è che ti piovono dall'alto. Manca un po' di dinamicità, diciamo. Non è che manca un po', non esiste. Aspettiamo che qualcuno ci dica cosa fare. È un po' come quando, voglio dire, io sono in autostrada e aspetto che il navigatore mi dica quando devo uscire. Ragazzi, forse le condizioni del traffico, forse le cose, le scelte le devo fare io, sono io al guidare della, non posso avere un incidente e poi dire colpa del navigatore. Ragazzi, qui non ci sono navigatori, qui purtroppo abbiamo solo persone che navigano a vista, quello è il problema. Navigator, diciamo. Sì, appunto. Ecco, prima di concludere, due consigli a questa amministrazione da ex sindaco. Di fare, di scegliere, di assumersi le responsabilità, di prendere delle decisioni. Io dico sempre che è meglio un'amministrazione che fa delle scelte, a volte anche sbagliate, piuttosto di quella che non le fa. Perché nel non fare si ingessa la città, la si fa deprimere, la si fa morire. Bisogna prendersi la responsabilità di fare, gestire anche il rischio di incorrere in qualche errore. Non importa, ma do per scontato, parlando, ripeto, di persone fondamentalmente per bene, ma voglio dire, se su 10 cose ne sbagli 2, le altre 8 le indovinerai, ma se su 10 cose non ne fai nessuno, fai molti più danni. E quindi, per favore, prendetevi la responsabilità, ma smettetela di fare i tavoli di concertazione, sentiamo questo. Se io avessi dovuto dare retta ai rumors o ai consigli, non avremmo sventrato una città godendo della massima impopolarità, perché poi alla fine capisco che non si possa cercare sempre il consenso, ogni tanto si fa anche scontento qualcuno e poi dopo magari qualcuno avrà modo di cambiare idea, ma l'assunzione di responsabilità è quella: io voglio fare questo, sono stato votato per fare questo e faccio questo, dopo 5 anni decidi se io devo rimanere a quel posto o se me ne devo andare a casa, però almeno ho fatto. Invece stare lì soltanto a scaldare la seggiola, e me lo dico, dice uno che, voglio dire, facevo il sindaco e sono il primo a dire che qualcosa potevo anche farlo meglio, qualcosa che non ho fatto l'avrei potuto fare, qualcosa che ho fatto sarebbe stato meglio farlo diversamente. Però indubbiamente ho fatto, spero di averne fatte più di quante ne abbia sbagliate, questo è indubbio, e se tornassi a fare sindaco sarebbe sempre la stessa cosa, ma Rivarolo ha bisogno di gente che fa e non soltanto di gente che passa il suo tempo a dire di chi è la colpa, di chi è la responsabilità, questo non è mio, questo è di un altro, perché in questo modo andiamo avanti come siamo andati fino adesso, a fare nulla. Fabrizio, io la ringrazio. Grazie a voi. Vorrei solo fare un appello agli amministratori comunali: nel caso volessero commentare il consiglio comunale, ci possono contattare tranquillamente e rilasceremo un'intervista come quella che tu hai concesso noi. Grazie ancora. Grazie a voi. Ciao, grazie.